Amici di Stream Hardware, benvenuti a questa nuova video recensione. Quest'oggi vi parliamo di un Android TV Box, in particolare dell'MX3G. Si tratta di un prodotto venduto su Amazon da MV Power, che è l'importatore, direttamente dalla Cina, direttamente dall'Oriente. Questo è un box che è caratterizzato da una CPU quad core ARM Logic S812 a 2 GHz, GPU Mali 450 octa-core. Ci sono poi 2 GB di memoria RAM, 8 GB di memoria interna, Wi-Fi ABGN dual band. Ci sono parecchie applicazioni preinstallate, come vi farò vedere in seguito. E ci sono tutte quelle porte di connessione che possono essere utili per un box da collegare alla TV. Vediamo velocemente la confezione. Sono elencate alcune caratteristiche del dispositivo. Aprendola troviamo anche i vari accessori che sono decisamente utili in questo caso. C'è ovviamente l'alimentatore. Si tratta di un alimentatore con output da 5 V e 2 A. Come vedete, il jack di connessione non è il classico USB. Questo è un primo punto debole, se vogliamo, di questo prodotto, in quanto sarebbe stato molto comodo, visto anche l'output appunto di 5 V e i soli 2 A di corrente, utilizzare un classico alimentatore USB o appunto micro USB, perché si sarebbe potuto riciclare, diciamo, un qualsiasi alimentatore da smartphone o da tablet con sufficiente amperaggio, ovviamente. Tra gli altri accessori abbiamo anche un utilissimo telecomando per utilizzare questo box come media center, di fatto è il suo utilizzo principale. Il telecomando non presenta le batterie incluse nella confezione, si tratta di 2 batterie AAA. C'è poi il box che andremo a vedere in seguito, c'è un cavetto USB OTG, c'è il cavo HDMI. E ci sono un paio di manuali, più di un paio in realtà, in quanto c'è un manuale per ogni lingua, c'è l'inglese, c'è l'italiano, dovrebbe essere tedesco questo, e il francese. Questo è il box, le dimensioni sono piuttosto contenute, come vedete è leggermente più grande rispetto al palmo di una mano, ma insomma nel complesso dimensioni davvero molto, molto piccole. Colorazione nera, estetica a mio avviso decisamente bella ed elegante. Sul fondo ci sono alcune feritoie per il passaggio di aria più fresca, anche se in realtà durante l'uso insomma il dispositivo non scalda particolarmente, quindi non è un problema in realtà il surriscaldamento. Sul lato posteriore e su quello di destra abbiamo le varie porte. Dunque c'è la porta SPDIF, c'è la porta HDMI, il collegamento LAN, la porta AV, c'è ovviamente l'alimentazione, così dovreste riuscire a vederla meglio. Sull'altro lato abbiamo poi 2 porte USB, la porta per l'USB OTG e la fessura per inserire la scheda micro SD. Abbiamo già detto praticamente tutto delle caratteristiche tecniche. A livello costruttivo, insomma, non c'è molto da dire. Dimensioni contenute, costruzione interamente in plastica, comunque di buona qualità. Perciò possiamo andare direttamente ad accenderlo e a vedere che cosa offre grazie al sistema operativo Android 5.1. Bene, eccoci qua, abbiamo acceso il nostro Android Box. A dire la verità, non l'abbiamo collegato a una TV, ma a un semplice monitor per computer. In ogni caso, il discorso non cambia. Vi andiamo solo ad illustrare quelle che sono le caratteristiche, così out of the box del dispositivo, senza ulteriori applicazioni installate, senza personalizzazioni o eventuali, custom ROM. Questo è il launcher predefinito dell'MX3G. Si tratta di un launcher estremamente diverso da quello che si vede normalmente su Android, in quanto è stato modificato per essere appunto maggiormente utilizzabile
con le TV e comunque in un ambito multimedia. Noi utilizziamo l'Android Box tramite mouse e tastiera. In ogni caso lo si può utilizzare anche tramite alcuni pad che sono compatibili. Noi abbiamo provato per esempio il pad dell'Xbox 360. In alcuni casi funziona, in altri no, insomma il funzionamento non è garantito al 100%. Invece con mouse e tastiera sia via cavo che wireless, bene o male sono tutti compatibili. Come dicevo, appunto, questo è il launcher, molto differente rispetto a ciò che siamo abituati a vedere di solito. Assomiglia per certi versi a ciò che è presente su Windows Phone. Ci sono questi riquadri principali che permettono di accedere velocemente alle funzionalità principali del dispositivo. Non c'è a vista la barra delle notifiche, la possiamo far comparire cliccando col tasto sinistro e trascinando verso il basso. Vedete che abbiamo l'ora, abbiamo le notifiche e alcuni settaggi. Sempre in alto abbiamo una barra che riassume velocemente le condizioni meteo e c'è ovviamente anche la data e l'ora. Nella zona centrale, appunto, ci sono questi riquadri che permettono di accedere velocemente alle funzionalità principali del dispositivo. Andiamo velocemente a vederli. Ci sono i video online con alcune applicazioni preinstallate. Abbiamo Netflix per coloro che hanno già effettuato l'abbonamento, YouTube e la suite multimedia Kodi, anche se non è nella versione più aggiornata. Andiamo a vedere velocemente, mi pare che si tratti, ecco, della 15.2 Isengard, quindi non è la versione più aggiornata. Infatti c'era già comparso un promemoria, appunto, che ricordava di aggiornare Kodi. Torniamo all'interfaccia tradizionale. Come vedete, il dispositivo, pur avendo un buon hardware, non è velocissimo. C'è anche da dire che Kodi, appunto, è una suite piuttosto pesante, quindi in determinati momenti potrebbe rallentare un pochettino. Ecco, siamo usciti da Kodi, andiamo sulle altre applicazioni, quelle che vengono raccomandate. C'è Skype, c'è il Miracast e c'è anche un Media Center che permette di interagire con dispositivi dotati di DLNA oppure con i dispositivi iOS tramite AirPlayer. Tornando indietro, vi ricordo tra l'altro che col mouse per tornare indietro si utilizza semplicemente il pulsante di destra. Possiamo poi accedere tramite local ad alcune altre applicazioni che permettono sostanzialmente di andare a ricercare quelli che sono i file salvati all'interno della memoria ROM del dispositivo. Quindi un dispositivo, scusate, un riproduttore multimediale chiamato 4K, un file browser e c'è anche ovviamente l'applicazione della galleria stock di Android. Ci sono inoltre altre applicazioni, tra le quali abbiamo TV Cleaner, che è sostanzialmente un'app che permette di pulire un pochettino la memoria interna del dispositivo, quindi eliminare le applicazioni inutili, chiudere alcune applicazioni in modo da risparmiare un po' di RAM, fare un test della rete e anche vedere le informazioni del dispositivo. Questo è un bug che volevo mostrarvi, cioè tramite questa applicazione TV Cleaner, se andiamo a vedere le info del dispositivo, in realtà l'applicazione in alcuni casi funziona, mentre in altri esce immediatamente e ritorna alla schermata principale dell'app stessa. Questo è uno dei bug, in realtà non abbiamo trovati altri, però insomma, come forse avete già capito, il software diciamo che non è studiato fino nel minimo dettaglio, quindi qualche bug potrebbe capitare ogni tanto. Andiamo quindi sull'app drawer. Si tratta di un app drawer piuttosto basilare. Anche qui vedete tutto suddiviso in quadrati.
Ogni quadrato rappresenta ovviamente un'applicazione. Abbiamo l'app per l'aggiornamento del firmware. Vi ricordo che il firmware è in realtà Android 5.1, quindi Lollipop. L'APK installer, c'è cioè il browser stock di Android, il calendario, DunkBay Assistant sarebbe il TV Cleaner che abbiamo appena visto, vari file browser, insomma la galleria, c'è anche Gmail. Sono tutte applicazioni preinstallate. Le uniche che non sono preinstallate, ma che abbiamo installato noi per verificare la compatibilità di tastiera e del pad con alcuni videogiochi, sono Subway Surfers e Temple Run 2. Abbiamo notato che con nessuno dei due si può utilizzare né la tastiera né il pad dell'Xbox, quindi insomma bisogna trovare un altro metodo per interagire con il box Android, magari qualche applicazione disponibile sul Play Store che permette di controllare in remoto altri dispositivi tramite il proprio smartphone, in modo appunto da avere un'interfaccia touch con la quale interagire con il box TV. Tra le altre applicazioni vi segnalavo un qua in basso a destra vedete quest'icona con il pesciolino rosso, è in realtà un gioco, anche se la scritta è in cinese si può comunque disinstallare questa applicazione. C'è un'app inoltre per l'aggiornamento e il backup, c'è un file manager, questo in realtà abbastanza curato, vedete che anche graficamente piuttosto piacevole, fa la distinzione tra APK, video, ci sono poi tutti i file, immagini, musica, varie impostazioni e anche il network. Tornando alle altre applicazioni, volevo farvi notare, vedete qua in basso a sinistra c'è l'applicazione SuperSU, quindi di fatto abbiamo i permessi di root sul dispositivo. Questo è utile soprattutto per gli utenti un pochino più smanettoni che vogliono provare a fare qualche modifica ad Android. E insomma tutte le altre applicazioni preinstallate sono le applicazioni classiche di Android. Tra queste c'è per esempio MX Player, che è un player multimediale piuttosto curato, insomma ben fatto. L'applicazione della musica, vi segnalo che non è il Play Music, ma è l'applicazione di Android OSP, quindi applicazione decisamente vecchia a livello di interfaccia grafica. Ultima cosa degna di nota è la parte delle impostazioni. Eccola qui, come vedete è molto molto diversa da quella tradizionale. Vedete che le impostazioni sono organizzate in maniera differente, non ci sono nemmeno tutte, questo perché qui sulla destra vedete More Settings, significa che possiamo accedere in realtà alle applicazioni, alle impostazioni, scusate, tradizionali di Android, semplicemente spostandoci appunto sui settaggi avanzati. Tornando su quelli principali, possiamo vedere che abbiamo la possibilità ovviamente di configurare la rete, in questo caso noi siamo collegati tramite Ethernet. C'è la configurazione importante del display, possiamo impostare tutte le varie risoluzioni, possiamo impostare la posizione del display, anche lo scaling, l'orientazione, e c'è ovviamente anche la funzionalità di Daydream. Ci sono poi tutte le varie altre impostazioni legate ai suoni, suono per esempio che viene ripartito sia tramite HDMI che tramite il jack da 3,5 presente sul retro del box. Ci sono poi ovviamente tutte le varie applicazioni, si fa distinzione ovviamente tra scaricate, applicazioni di sistema e applicazioni in esecuzione. Settings della memoria e del ripristino dati di fabbrica, ci sono qua le informazioni sul sistema operativo, vedete nome dispositivo MX3G, versione Android 5.1.1. Tutte le altre impostazioni sono del tutto standard. Volevo ancora farvi vedere, se lo trovo, la zona dove viene specificata la memoria disponibile, la memoria RAM disponibile, dovrebbe essere qua sotto app. Ecco, noi abbiamo 2 GB di memoria RAM,
Sul totale ci sono, vedete, sostanzialmente 1 GB di RAM completamente disponibile. Questo è un parametro molto importante in quanto ci permette tranquillamente di utilizzare sostanzialmente tutto il software disponibile per Android senza particolari difficoltà e senza particolari problemi. Abbiamo provato questo box in molteplici occasioni. Per quanto riguarda l'aspetto sostanzialmente multimediale, quindi l'ascolto di musica, visione di film, devo dire che è un prodotto davvero di ottimo livello. Non va mai in difficoltà, anche con, per esempio, nella visione di film ad altissima risoluzione, ad alta qualità, la riproduzione è sempre fluida, senza particolari problemi. L'aspetto multimediale è arricchito anche dal fatto che tramite le porte USB si possono collegare senza alcun tipo di problema anche hard disk esterni, anche autoalimentati, quindi si può accedere a tutti i propri dati salvati anche su dispositivi di capacità importante. L'unica pecca, a mio avviso, rappresenta il fatto che non tutti i tipi di input sono ben accetti, per esempio alcuni controller potrebbero appunto dare problemi, soprattutto nel momento in cui si volesse utilizzare il box con alcuni giochi appunto sviluppati per Android. Per il resto si tratta di un dispositivo davvero ottimo che si aggira, ripeto, su Amazon a un prezzo tra i 70 e i 90 euro, dipende un po' dai periodi, insomma ci sono dei giorni in cui lo si trova a 70 euro, altri in cui il prezzo invece è un pochino più alto, ripeto, per questo prezzo si tratta di un box davvero carino, ben fatto, totalmente personalizzabile anche a livello di interfaccia, insomma si può mettere un launcher alternativo, di conseguenza è un'ottima scelta per trasformare il proprio televisore in una vera e propria Smart TV piena di